Salve. Benvenuti in questa prima parte. Detroit Become Human. Scopriamo questo gioco insieme. È una blind run, quindi non so un cazzo di niente. So che bisogna fare delle varie scelte. Ho solo avviato il Giornata. gioco per vedere Respiro bene. come se funzionava, ma ho subito chiuso, quindi faccio una nuova storia. Vabbè, sì, non so com'è. Ora 20:29:07. Ok, e io avevo visto fino a qua. Ok, ma quelle sono facce vere. Trova il capitano Hall. Trova il capitano Hall, ok. Cazzo è successo? Parla prima con Hall. Ok, dov'è sto Hall? Lui? Merda, nome del deviante, comportamento di una sciocca. Conosce il suo nome? Non ne ho idea. È importante. Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Ha subito qualche shock emotivo di recente. Senti, salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Cazzo, ho già sbagliato. Salvataggio o qualunque cosa, scopri cosa è successo. Informazioni ci daranno. Ci dirà cosa è successo. Sul mouse. Capacità, indizi da analizzare. C'era una pistola. Ok, come esco da indietro, c'è altro che devo controllare. Scusa, come esco?
che non c'è qualcosa. Ecco qua. Munizioni. Ricostruisci. Usa i quanti tasti per esaminare la ricostruzione. Liliana ha preso la pistola dal padre. Ah, bisogna avere tante informazioni per capire. C'è qualcosa qui? Minchia, tipo detective. Ispeziona la stanza dell'ostaggio. Esamina. Come cazzo si fa? Esame. Che cazzo fa? Ma sta dando i numeri. Ehi. Che devo fare? Mamma mia, per prendere una cosa 5 anni. Li produci. Non è che è stato un androide. Non sono spesso utile. Ah, devi fare i movimenti per fare... Ok, non ha sentito gli spari. Ci può servire in modo che non la traumatizziamo. Sì. Che cazzo è? Va bene così, dai. Mantenere posizione. Abbiamo il negoziatore. Oh cazzo. Beh, qui emorragia del polmone inferiore e emorragia interna. Il polmone superiore, quindi due colpi. Deceduto. Che altro c'è? Acqua. Tre colpi, rene sinistro preparato, troviamo un mortale all'addome. Ricostruiamo. Oh, ma ok. Stringendo qualcosa. Quindi, dove cazzo è finito qualcosa che è volato? Eccolo là. Sembra figo. Il deviante stava per essere sostituito. È sbloccato un dialogo con un'azione spesso utile. Oh cazzo, chi è? Bomba a terra, ripeto, bomba a terra, evacuazione
Oh cazzo. Cosa stiamo aspettando? Spariamo a questo pezzo di lontano. Modello numero di serie Android ferito. PL600. Quindi queste cose credo siano molto importanti. Magari queste cose possono servire, eh? Non lo so, ma ogni cosa è buona. Ma qua sparano. E va bene, andiamo al dunque. Indietro! Non avvicinarti o mi butto! Merda. Ciao Daniel, come? Mi chiamo Connor. Come sai il mio nome? So molte cose su di te. Sono qui per aiutarti. Ti metto giù del deviante. Calma, libero assaggio, assolutamente. Non voglio farti del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Parlare? Non voglio parlare. È troppo tardi ormai. Troppo tardi. Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Di contare qualcosa. Ma ero solo un giocattolo. Una cosa da buttare quando hai finito. So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Ho mentito. Pensavo mi volesse bene. Non ti sbagliavo. È solo come tutti gli altri umani. Daniel, no. Sei difettoso, Daniel. C'è un problema nel tuo software. Lo sistemeremo e tutto tornerà come prima. Non ho bisogno di niente. Funziono perfettamente. Ma ho aperto gli occhi ormai. Non permetterò più a nessuno di umiliarmi. Mai più. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Impossibile, Daniel. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. Io non voglio morire. Non stai per morire. Faremo una chiacchierata. Non ti succederà nulla, hai la mia parola. Ok. Mi fido. Mi hai mentito, Connor. Mi hai mentito.
Missione compiuta. Minchia, poteva morire. Questo è il diagramma della scena. Poterlo per delle scelte fatte. Quelle ancora da intraprendere le avete sbloccate. Nei punti che potrei investire nelle sezioni extra. A causa della natura del gioco, alcuni nodi finali potrebbero essere considerati per il completamento del diagramma. Ok. 5 novembre 2038. Cyberlife. Finanziato in 48 mesi a tasso zero. 2 anni di garanzia per ricambi e manutenzione. Impiantatura idraulica, giardino, riparazioni. Di notte entra in modalità sorveglianza e contatta i servizi d'emergenza in caso di infrazione o l'ordine. Costa un po' di più, ma è dotato di altre funzioni. Seguitemi, vero mostro? Costa un po' di più e ha altre funzioni. Non mi convince. Eccolo. Rimetterlo in sesto è stato un po' complicato. Era davvero malconcio, non ricordo cosa gli era successo. Un'auto. Incidente stupido. Ah, capisco. Comunque adesso è come nuovo, ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non mi spiace. Nessun problema. Bene. Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400, il tuo nome. Cara. Mi chiamo Cara. Ah, una donna. Sony Interactive. Minchia, bello, sembra un film. Bello. Oh, sembra un film proprio. Cinque novembre 2038. Vai da Bellini Pine. Vieni, lascia che ti aiuti.
schiavi diventeranno padroni. Non possiamo fare a meno di loro. Sono nelle nostre case, nelle scuole, nelle fabbriche. Ci prendono il lavoro. Loro curano i nostri figli. Si occupano. La nostra ultima linea di tutela del genere dotata di biosensori per il monitoraggio della salute interfloreale. La moda del tuo fisico. Ma che c***o? Identificazione completata. Ecco il suo ordine numero 847. Sono $63.99. Confermare il pagamento. Confermo pagamento. Transazione completata. Usa il sensore per cambiare angolo, ok. Marcus prende l'autobus. Mazza che caldo. Allora, 5 novembre 2038. Mm.
ci sei stata per 2 settimane, c'è un casino. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Porca puttana, dove cazzo è finita quella mucciosa adesso? Alice! Alice! Ah, eccoti qui. Lei è Alice, occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Capito? Sì, Todd. Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra. Proprio schiavi. Osservare l'ambiente circostante. Raccogli la spazzatura, raccogli i piatti e ce ne... Compito è raccogli la spazzatura. Dove cazzo è la spazzatura? Qui? TV accesa. Togliti dai coglioni, per Dio! Mi spiace, Todd. Non è più. Minchia, si incazza pure. Dipende che ti serve. Mazzo. Sì, sì. Si può fare. Sì, sì. Te la porto domani. Stesso posto, lo sai dove. Beh, anche se in teoria devo fare la spesa. Cara! Sì, Todd? Portami una birra gelata! Subito. Te la sputo pure quella birra di merda. Dobbiamo pulire. Pulisci. Metti attenzione nel bidone. Poi la cucina, la cucina. Tutta sta merda. Il tavolino. Ah, dove c'è lui? Brutto stronzo. Porta fuori la spazzatura. Application, eh? Cazzo. T
Mettiamo la spazzatura. Ok. E se ce ne scappiamo? Andiamo dalla piccola. Vabbè, riferiamoglielo a lui. Cazzo fa? Avrei anche finito qui. Passo di sopra. Fai quello che devi fare, ma non rompere. Grande Cracky. Lo so. Grazie. Ciao Andrea. Pulisci il piano di sopra. Eccoti, eccoti. Grazie. Devo pulire la merda di sopra. Vediamo che c'è qui. Ma che cazzo me ne fotte dei libri? Puliamo, sennò quello mi sculaccia, quel bastardo. Allora. Grande, grazie Riccardo per il follower. Ciao Riccardo, benvenuto. Grazie per il follow. Allora, il letto rifatto, sistema... Sistema il disordine, aria, aera la stanza, cioè fai prendere aria forse. Grazie Cracky. Domi, ma come sei quasi a 100 follower, mamma mia. Già. Già. Pulisci. Piano piano. Ma guarda tu sto stronzo di merda. Spaccare la porta. Pulisci il bagno. Ha appena cagato. Penso che c'è uno stronzo di cacca grande contro la sua testa. Che sta succedendo? Ok. Che abbiamo? Pulisci il bagno. Ah, il secondo bagno. Quella lì. Sono riuscito a far liberare. È un bastardo. Sono riuscito a far liberare la bambina. E lui è stato cecchinato. Poi l'altro ha preso il qualcosa dentro un negozio ed è entrato in un bus. E adesso sono qui che faccio lei. Allora, vediamo un po' qua che c'è. Usa. Usiamo il mocio. Pileda. Così, pulisca in fretta. Yeah. Quale dei tre personaggi al momento ti garba di più? Allora, il primo è tipo un detective. È molto di tensione, cioè mi mette ansia. Il secondo lo vedo più da protagonista, anche perché l'ho visto nella copertina dei console. Lo vedo come un tipo da protagonista che succederà qualcosa. E lei non so perché subirà tanti di quei danni che non so da quel figlio di puttana del padre di questo. Sistema un po' la tua stanza. Non mi dire che ci vedi la gente morta. No, perché assomiglia alla casetta di un certo ragazzino. Alice nel paese delle meraviglie. E che meraviglia, il padre che
Prepara. Considerate che io non so un cazzo di sto gioco, eh. Bro, io me ne vado e ti auguro una buona continuazione. Grazie, Cracky, gentilissima. Aerea alla stanza. Shift. Ah, così. Ma si vede bene la live, raga? Abbiamo sbloccato qualcosa. Un dialogo o un'azione, spesso utile. Quindi adesso... pulisci la stanza di Todd. Non ti spoilerò solo perché sono bravo. Grazie, Riccardo. Tutto blind run, quindi non so un cazzo del gioco. Però per il momento mi sta intrigando, eh. Che è un portagioia. Che ci sono i dildi del pane. No, vabbè. Le fruste. Allora, vediamo la stanza di Todd. Dov'è sta stanza di Todd? Ma era lì dove c'era il cesso? Non è questa. Sto porcile. Accendi. Successivo. Ih, che è? Ma sembra... sembra un gioco che deve uscire. Vabbè, chiudiamo la TV, non siamo qui per guardarci la TV. Azzo, ha pure l'amplificatore. Ok, ventiliamo questa camera che puzza di scorreggio messicane. Chissà quanto ha mangiato il tizio. Sistema il disordine, ce l'abbiamo fatta, no? Ah no. Stiamo sempre parlando della stanza, pulisci. Che siamo, The Last of Us 2? Ora possiamo suonare. Ok, la chitarra. E basta. Cazzo, io devo pulire più. Non mi prendi, che è? Che si prende? Contiene tianina, rischio di disordine. Una bella pistolina. Un'azione spesso utile, quindi pulisci le compiti urgenti. E la stanza di tutto non è questa. Se c'è la pistola, sì, di certo non è della bambina. Pulisci. Eppure che arriveremo a queste carte che si muovono in 3D. Riccardo, comunque, se ti può interessare, io sono anche su YouTube. Principalmente, poi su Twitch passo dalle 10 in poi. Ogni giorno. Ok, ci siamo. Mo? Parla con Alice. Andiamo da Alice. Alice ce n'è. Realista, amichevole, diplomatica. Ma amichevole. Forse eravamo amiche prima del mio reset. Potremmo essere. Realista che gli dico, tuo padre è una merda. Nome di Cara, interessi, sembra tranquillo. Parlami un po' di te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Mi aiuterebbe molto. Nome di Cara, sembra tranquilla. Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Era di sua madre. Sei tranquilla. Non ti faccio paura. Che cazzo è successo? Che mi ha dato? Che cazzo mi ha dato? Una chiave. Porca puttana, vediamo che c'è. Che figo, le foto sono vere.
lui mi ha rotto. Quindi lui mi ha spaccato, poi c'è stato il reset e mi sono dimenticato tutto, giusto? Cazzo c'è qui? Ma dove è andata quella piccolina muta? Comincia a farsi brutto tempo, eh? Vediamo qua che c'è. Che fai? Sto giocando. Stai giocando. So che pensi. Pensi che tuo padre sia un delinquente? Eh? Un fallito del cazzo. Non trova un lavoro, non si occupa della famiglia. Non credi che ci abbia provato a far funzionare le cose? Ma nonostante tutto, arriva sempre qualcuno che manda tutto a puttane! So cosa pensi di me. Mi odi. Mi odi, non è vero? Dillo! Dillo che mi odi! Ma è pazzo. Dio. Che sto facendo? Scusami tesoro, scusa. Mi dispiace. Ti voglio bene, lo sai, vero? Sai che ti voglio bene. Che situa di merda. Scopro una via di fuga. Ah. Ah, qui tutti gli oggetti chiave, ok. 5 novembre dello stesso giorno. Ore 9:58. Ah, forse il tizio. Sì. Povera Alice. Cazzo, sì. Era solo una bambina. Marcus. Deposita il pacco. Ok. Occupati di Carl. Sveglia Carl di sopra. Cazzo è Carl? Dove cazzo viviamo? Che cazzo è la stanza di Lara Croft? Un museo? Di qua? Ah, è una finestra. Scusa, non è detto di sopra? Ma che è, una villa? Ah, lì c'è una porta. Azzo, scorrevoli. Tira le tende. Bella sì, cacchio, sto vedendo, infatti hai ragione, Riccardo. Ah, è un uomo anziano. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Sono le 10. Ci sono nuvole sparse e 12 gradi. 80% di umidità con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Dai a Carlo la sua medicina. Sì, l'avevo dimenticato. E questa è la differenza tra me e te, vero, Marcus? Non dimentichi mai niente. Per favore, dammi il braccio, Carlo. No. Carlo. Ti ringrazio. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Gli umani sono macchine così fragili. Si rompono in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Ok.
Devi fare la cacca perché ti sei cagato di sotto, mi sa. No, vediamo che ha. Ok. Ah. Ah, devo mantenere questa linea. Sì, ma se mi prude l'orecchio mi cade a terra questo. Sì, giustamente, i momenti dove caga non li fa vedere. Mi scusi. Quanto cazzo pesi? Portagallo al tavolo di soggiorno. Qualcosa di speciale in agenda oggi? Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Ok, ecco. Il direttore ha lasciato Ora qui capisco quattro la villa. messaggi per confermare la tua presenza. E qui come lo butto? Ah, Non è ancora ok. deciso. Sono tipo boom boom boom. Ne parliamo più Per tutte tardi. le scale. Che altro? Ok, Le solite scendiamo. email dei fan. Ho già risposto io. Hai Fortunatamente queste notizie cose di ci sono lei? anche nella attuale verità. Non Posso proprio chiamarla se così vuole parlare? avanzate, però ci siamo No, quasi. lascia stare. Muoio di fame. La colazione è pronta. Bacon e uova, proprio come piacciono a te. Grazie, non discorso di nulla. Prendiamo la colazione, servi la colazione, ok. Dove sono le uova? Kitchen Simulator. Cazzo, ah, ok. Era già lì. Da quanto cazzo erano le uova lì? Olè. Portiamogli. Non so perché ho la sensazione che quello mi muore, ma. Troppo anziano. Ok, è vivo. Portiamogli queste robe. C'è i fichi. Tu sei un figaccio. Mi sto un botto simpi, Carl. Sì, è un tipo a posto, sì. Grazie, Marcus. Sembra bravo. Televisione. Ma loro non mangiano i robot. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carlo. Ah, poverino, ci dà libertà. Trova qualcosa da fare. Un cazzo. Leggi libro. Leggiamo. Odi di chi? Shakespeare, Platone, trovo qualcos'altro. I libri non sono il mio forte. Anche se mi piacerebbe leggerli. Ecco, questo mi sembra la cosa più interessante e intelligente da fare. Ma perché leggiamo un libro? Giriamo un mappamondo a cazzo. Allora, qui abbiamo chess. Bel gioco a giochiamo a scacchi, io so giocare. Siediti, giochiamo con noi stessi. Ah, proprio. Sì, volentieri. Partita lampo. Partita lampo. Eh no, volevo giocare. Vinci, perdi, pareggio. Perdi, facciamolo vincere. Circuiti arrugginiti, o stai solo avendo pietà per un vecchio? Ma no, è solo che giochi meglio. Mai pilotare una partita. Se puoi vincere, vinci. È così che l'umanità è arrivata dove è adesso.
un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Bell'insegnamento. Andiamo nello studio. Spingiamolo. Porta Carla nello studio. Comunque la grafica è bella. Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. Togli il lenzuolo. Mi sa che arriverà vicino quel giorno. Oddio. Riccardo, cosa mi hai detto? Non è che cade dalla sedia. Attendi l'istruzione. Pulisci lo studio. Puliamo. Di qua. Cazzo c'è qui? Pulisci. Ho detto pulisci. Dai. Allora. Ho dovuto fare pure io un'azione qui nel vivo, dal vivo. Una scelta. Cazzo sta dipingendo? Allora, il tuo verdetto, Marcus? Sì. Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che non riesco a definire. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carl. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Io. Provaci. Prova a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Dipingiamo. Questo è Art Attack. Tiri, ti 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 ti. Sono un soggetto da dipingere. Che cazzo disegniamo? La statua. Ci mettiamo un po' di questo. Un po' di cacca. Ecco, una striscia di merda. Poi un'altra striscia. È una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo. Mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. E mo? Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati. Chiudiamo gli occhi. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati
su come ti fa sentire. E lascia che la mano scivoli sulla tela. Identità. Ho scelto sta cosa, vediamo che succede. Un po' di questo, un po' di quello. Lo schizzo giù. Mi sono autoritratto. Chi è questo? Ehi, pa. Ah, il figlio. Leo. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh? Stai bene? Non sembri in forma. Oh, sì, sì, sto bene. Ehi, senti, mi servono dei soldi, pa. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Sai, finiscono e basta, no? Cioè, ti stai facendo ancora, vero? No, 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 ti giuro non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza fa? Ho bisogno di soldi, tutto qui! Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, pa, cos'ha lui più di me? È intelligente. È obbediente, non come me, vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio. È una cazzo di macchina! Leo, ora basta. Basta. Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo. Non vuoi bene a nessuno. Non vuoi bene a me, pa. Non mi vuoi bene. Mignolo, il pittore. Qua diciamo tutte quelle che abbiamo intrapreso. Ah, le arriva e chiede soldi. 5 novembre, sempre di quel giorno. Però siamo alle 23:21. Questo chi è? Il detective? Sì, tra il tenente Anderson. Scansione volti. Mm-hmm.
Data di nascita dell'85. Trovato. Non mi fa sedere. Presentati. Parlo. Tenente Anderson, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlight. L'ho cercata in centrale, ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna, al Pinto Bar l'ho trovata. Cosa vuoi? Le hanno assegnato un caso oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della Cyberlight. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto, specialmente da un coglione di plastica come te. Perciò fai il bravo robot e levati dalle palle. Ascolta, forse deve smettere di bere e venire con me. Sarebbe più facile per entrare. Posso capire che alcuni si trovino a disagio in presenza di altri, ma non sono per niente a disagio. Levati dalle palle prima che ti schiacci come una lattina. Credo sia ora di andare. Strozzetto, non so cosa mi impedisca di spaccarti. Il suo senso del dovere e il costo delle mie riparazioni. Perché lo sappia, valgo una fortuna. Prodigi della tecnologia. Vi programmano perfino per essere stronzi. Devo andare. Il dovere chiama. Aspetta qui, ci metto un attimo. Come preferisce, te? Sì, certo, come preferisco. Just Douglas di Channel 16 può confermare che si tratta di omicidio? Non confermo un bel niente. Seguire oltre. Lui è con me. Quale parte di resta in macchina non capisci? I suoi ordini contraddicono le mie istruzioni. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Buonasera, Hank. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, eh? Oh, divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le 8. Erano mesi che l'inquilino non pagava l'affitto, quindi è venuto a dare un'occhiata. E così ha trovato il corpo. Oh, merda, che puzza! Prima di aprire le finestre era ancora peggio. Il nome della vittima è Carlos Ortiz. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Stando ai vicini, era un tipo solitario. Stava quasi sempre in casa, non lo vedeva. Non mai. Sangue secco. Ah, nello stato in cui è, perché scomodare il mondo nel cuore della notte? Meglio aspettare l'alba. Io dico che è lì da 3 settimane buone. Ne sapremo di più quando arriverà al coroner. Qui c'è un coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Qualche segno di effrazione? No, il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito dal retro. Cosa sappiamo del suo androide? Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era al nostro arrivo.
Red Dice. Devo prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Droghe. Sarò fuori se bisogna. Sangue secco. Non è che si accorgono che ho cambiato, no? Lettere perfette. Aspetta che lo rimetto a posto. Così era. Non si sa mai. Sangue della vittima? Direi proprio di sì. Prenderemo dei campioni da analizzare. Red Ice. L'amico Carlos amava divertirsi. Chris, voglio un test antidroga completo. Che cazzo? Esaminiamo la vittima. Hai finito di prendere i campioni? Sì, finito. Acetone, ok, era drogato. Carlos, deceduto. Emorragia interna, coltellate. Qualcuno l'ha coltellato. Impronta digitale. Costruiamo la scena. Da pugnalata. Dalla cucina, perfetto. È stato pugnalato per 28 volte. Già. Pare che il killer ci abbia preso gusto. Cosa ci resta? 6 su 10. Che cazzo, CSI Miami proprio scansati. Anche queste è per strada, non ci vorrà. 8 la sedia.
Ortis, sono le impronte sue, segni di colluttazione. Resta l'ultimo. Non credo sia il giornalino. Cazzo, si è nascosto. Nel bagno c'è qualcosa di strano. Hai dato un'occhiata? Nel bagno forse c'è altro. No. Forse fuori? C'è un cazzo. Non è che c'entra fuori, no? No, indaga. C'è qualcosa che non ho visto. Il fatto è dove? Qua? Mi sa che ci siamo, eh? Impronte di scarpa, numero 40 meno di 60. La porta era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No, questo tipo di suolo trattiene le tracce. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Non è scappato di qua. E le prove, magari così riesco a vederle. È l'unico... Ah, là sotto. La mazza. Impronte? Ha cercato di colpirlo. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato in cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è, cos'è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide... con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto?
poi che è successo? E la vittima è scappata. In bagno. No, così non ci siamo, non corrisponde alle prove. In giardino. Quello che dici non ha senso. Devi attenerti ai fatti. In soggiorno. A fuggire dall'androide. Sì, ha senso. L'androide ha ucciso la vittima con il coltello. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio, ma non ci dice dove è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato e ha perso del Tyrium. Ha perso cosa? Tyrium. Lo chiamate sangue blu, il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Ah, e scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già. Ok, ragazzi. Io chiudo qui, non so se continuo qui. Però chiudo, devo chiudere. E non so se si è salvato. Ok, ci vediamo nella prossima parte. Qui è di Gamer. Alla prossima, ciao raga.